il 2000 è stato come avere un sogno da bambino avverato. Io sono stato molto molto fortunato perché sono stato uno degli ultimi a correre con le 500 due tempi, e la 500 era veramente una moto da matti, avevi un rapporto peso potenza molto superiore al cavallo per chilo ed erano delle moto veramente furiose da guidare e che riuscivi a portare al limite solo delle volte. Donington era una delle mie piste preferite, questo pezzo in discesa velocissimo e che sembrava di essere un po' in un parco, no? Perché intorno c'era tutto il verde, era molto bello. Non è stata una gara bagnata al 100% perché ha smesso di piovere e poi piano piano si è cominciata ad asciugare, ed è una delle condizioni più difficili perché tu hai la moto settata da bagnato con le gomme rain, e però la pista piano piano si sta asciugando, quindi devi cercare di andare sempre un po' di più ma senza esagerare, perché sennò poi le gomme si bruciano. Sono riuscito a rimontare, sono arrivato in questo gruppo dove c'era McWilliams, che con la Aprilia 500, che era il suo gran premio di casa, quindi era super gasato, e Roberts, che era uno sempre molto veloce sul bagnato. Però mi ricordo che alla fine, gli ultimi giri, sono riuscito a batterli perché andavo un po' di più, quindi sono riuscito a sorpassarli, a dargli quel pelo. Vincere la prima gara della 500 all'anno d'esordio era stato un grande traguardo, poi vincerla sul bagnato l'aveva resa ancora più particolare, ancora più speciale.